Laudetur Jesus Christus, sempre. Carissimi amici di Radio Domina, Santa Domenica a tutti nel giorno del Signore. Per noi la domenica è il giorno di festa, il giorno in cui ci raduniamo nel nome del Signore per celebrare la Santa Liturgia, la Santa Eucaristia e per ricevere le benedizioni e le grazie del Signore. Diremo anche questo durante questo pensiero miletico, anche dell'importanza del giorno del Signore. Ma siamo nella domenica di Sessuagesima e quindi mancano 10 giorni all'inizio della Quaresima. Ci avviciniamo al tempo forte della Quaresima, dove siamo chiamati a metterci più in ascolto della parola di Dio. Il Signore ci dà un tempo propizio, un tempo favorevole per la nostra conversione, un tempo di grazia innanzitutto, dove siamo chiamati a scendere più in profondità nel nostro cuore e a fare un esame di coscienza della nostra vita, a rinnovare i nostri propositi, i nostri desideri santi di seguire il Signore e a essere rinnovati nella Pasqua del Signore per mezzo, ecco, dei 40 giorni di deserto, possiamo dire. E allora il Signore ci invita attraverso la parabola che abbiamo ascoltato oggi a metterci in un ascolto più profondo della sua parola. Egli stesso spiega il significato della parabola, dice Papa San Gregorio Magno nel mattutino, dice: noi non possiamo spiegarla perché l'ha già spiegata il Signore, la parabola, quindi possiamo solo rovinarla se la spieghiamo, ma possiamo usarla in chiave esortativa, per esortare, per esortarci a vicenda e soprattutto, ecco, a fare quello che dice il Signore. E dice: il seme è la parola, e quindi l'importanza della parola di Dio, dell'ascolto. Ma nel linguaggio biblico ascoltare non significa solo sentire, ascoltare significa mettere in pratica, quindi accogliere nel cuore quello che dice il Signore per poi farlo, per poi mettersi a fare, a seguire la voce di Dio, i comandamenti di Dio, la sua parola. E allora capiamo bene che l'invito del Signore per noi oggi è quello di essere quel terreno buono, cioè quel cuore disposto bene ad accogliere la sua parola. Il terreno buono è il cuore, appunto, che sa accogliere la parola del Signore, mentre gli altri terreni possiamo paragonarli ai cuori che non sanno portare frutto. E quindi chi in un modo, chi in un altro, non ascoltano in profondità la parola del Signore, cioè, e poi non la realizzano con la loro vita stessa. Ecco perché Gesù dice alla fine della parabola: chi ha orecchi intenda, chi ha orecchi intenda, cioè chi ascolta veramente pratichi questa parola, cioè divenga quel terreno buono per portare frutto. E allora vediamo quali sono questi cuori in cui può cadere la parola del Signore. Il cuore innanzitutto paragonato a un terreno, a una via, a una strada che non, dove non può, ecco, non può il seme attecchire. E allora dice il Signore: viene il diavolo e porta via quel seme che non può, appunto, mettere radici. Questi cuori sono i cuori che disprezzano la parola di Dio, l'ascoltano magari solo con le orecchie, ma poi, ecco, non si mettono in ricerca, non si mettono in un cammino di conversione, in un cammino di ascolto. E poi il terreno roccioso è dove appunto possiamo paragonarlo a un cuore che ascolta la parola ma non ha radici in se stesse, e quindi magari è entusiasta all'inizio, ma poi non può portare frutto perché non ha le radici, cioè non ha una vita spirituale, non ha una vita spirituale costante, profonda, un cammino di conversione serio, è impegnato. E allora magari a volte la parola del Signore può suscitare dei grandi ideali, ma se non c'è dietro un cammino di preghiera, un cammino di conversione, ecco che quella parola non porterà frutto. Poi c'è il terreno dove il seme cade e soffoca, ed è soffocato in mezzo alle spine, in mezzo ai rovi. E allora queste, dice il Signore stesso, sono
gli affanni della vita, sono le preoccupazioni, le ricchezze, le cose di questo mondo che prendono il sopravvento, e anche se c'è un desiderio di seguire il Signore e di metterlo al primo posto, quel seme non può portare frutto, perché al primo posto c'è qualcos'altro. E quindi il Signore ci invita a stare attenti a non mettere qualcosa di altro al primo posto, è al primo posto sempre e solo Dio, e allora sì che porteremo frutto con la nostra vita. E poi c'è il terreno buono, dicevamo, che è quel cuore che è disposto bene ad accogliere la parola del Signore e porta frutto al centuplo. Ecco, l'Evangelista Luca, a differenza di Marco e Matteo, che parlano di un frutto al 30, al 60% o al 100%, parla solo di un centuplo. E quindi l'Evangelista Luca vuol mettere proprio in evidenza questa sproporzione che c'è tra la benedizione di Dio, l'abbondanza di Dio e la nostra capacità, ecco, di portare frutto. E quindi se noi ci fidiamo del Signore, se noi siamo quel terreno buono, allora vedremo 100 volte tanto, cioè vedremo cose impensabili, vedremo dei frutti che non avremmo mai pensato, che da un punto di vista solo della ragione non possono essere portati, ma con la grazia di Dio quel frutto sa dare, ecco, 100 volte di più di quello che uno possa aspettarsi, di quello che uno possa prevedere. Ma ci sono delle condizioni per portare frutto, dice il Signore. Innanzitutto abbiamo detto l'ascolto profondo della sua parola, e quindi mettersi, ecco, in un atteggiamento di umiltà verso la parola del Signore, di disponibilità a fare la sua volontà, di disponibilità a convertire il nostro cuore. Ma poi dice il Signore una parola chiave, dice bisogna essere pazienti, porterete frutto nella pazienza, nella perseveranza, nella costanza. E questo è l'errore che anche le anime pie, le anime devote, le anime di fede possono fare, possiamo tutti fare, quello di avere impazienza davanti alle difficoltà della vita, davanti a tutto quello che ci può capitare nella vita. E ecco, se non abbiamo pazienza, allora non porteremo questo frutto. Questo per esempio è l'errore che fanno per esempio i genitori con i figli o le mogli con i mariti, che non hanno la pazienza di aspettare i tempi del Signore. Ma pensiamo solamente a Santa Monica, l'esempio che facciamo sempre. Santa Monica, quanto ha saputo aspettare nella fede la conversione del marito, che in punto di morte si è fatto battezzare, e poi del figlio Agostino. Lei ha dato la vita al Signore quando tutto sembrava andare contro diciamo, quello che lei chiedeva nella preghiera, e lei non vedeva questi frutti, ma ha saputo perseverare per tanti 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 anni fino a vedere, ecco, quel centuplo di cui parla il Vangelo, fino a vedere il figlio non solo divenuto cristiano, ma divenuto sacerdote, divenuto vescovo e divenuto uno dei più grandi santi, dottori della Chiesa che ci siano mai stati. E allora vedete la fede insieme alla pazienza, alla perseveranza, che miracoli di grazia può fare. E come Santa Monica potremmo fare tanti tanti esempi di santi che hanno saputo perseverare, vedere oltre, essere lungimiranti, vedere oltre le difficoltà del momento, vedere oltre tutto quello che sembra non realizzare quella parola di Dio, ma ecco, la fede insieme alla perseveranza e alla pazienza portano alla fine frutti, quei frutti sperati. E allora questo anche per noi è il messaggio oggi. Anche noi siamo impazienti tante volte, anche noi vorremmo vedere subito realizzati tanti frutti nella nostra vita, anche noi a volte ci stanchiamo nel cammino, e magari il nostro cuore diviene quel terreno che non porta più frutto, quel terreno dove la parola del Signore viene soffocata, dove viene il diavolo a rubarci la grazia, a rubarci il nostro cammino, la nostra serenità, la nostra pace. A volte le tentazioni e i pericoli, le difficoltà
sono tante, ma il Signore ci invita a vedere oltre. Anche noi oggi vediamo un piccolo resto che sembra non portare frutto, sembra essere insignificante nel mondo, sembra essere combattuto, sembra che debba finire, sembra che i nemici siano più forti, ma se sappiamo vedere oltre, essere lungimiranti, con la nostra pazienza, con la nostra perseveranza, vedremo anche noi il centuplo, vedremo i miracoli di grazia che il Signore sa fare, vedremo con i nostri occhi che saremo anche noi un seme buono, con la nostra testimonianza, con la nostra vita di fede, con la nostra costanza e con la nostra perseveranza, lo sperimenteremo nella nostra vita. E allora accogliamo questo invito del Signore oggi a essere seme buono, a metterci in ascolto della sua parola, a fidarci di lui con perseveranza e con costanza. E la liturgia ci propone l'esempio di San Paolo. San Paolo abbiamo sentito quante ne ha passate per il nome di Cristo, così come Cristo stesso gli aveva detto ti mostrerò quanto dovrai soffrire per il mio nome. E abbiamo sentito una lista interminabile, San Paolo, di difficoltà, disavventure, su tutti i fronti, con gli ebrei che gli vengono contro, con i falsi fratelli che lo tradiscono, con le intemperie, con le percosse, le prigionie, con tutto quello che appunto San Paolo ha vissuto nei suoi viaggi, ma abbiamo visto il frutto che ha portato San Paolo, i frutti sono indescrivibili. Quindi vale la pena, ecco, soffrire tutto questo per il Signore, e San Paolo ci incita anche a noi a fare lo stesso nel nostro contesto di vita, lì dove ci troviamo, secondo quello che il Signore ci chiede. Ma se faremo questo, allora vedremo, ecco, la gloria di Dio, vedremo i suoi frutti, vedremo anche noi la sua grazia agire sia nella nostra vita e sia nella vita di tante altre anime, magari per le quali preghiamo, per le quali ci sacrifichiamo, o anche non vedremo magari tutti i frutti, li vedremo magari in paradiso, se il Signore ce lo concederà, ci farà vedere, ecco, tutti i frutti che abbiamo portato con la nostra fedeltà, con la nostra perseveranza, di cui non siamo stati neanche a conoscenza. E pensiamo anche quante anime hanno pregato per noi e non lo sappiamo neanche. E magari noi stiamo portando frutto nella nostra vita grazie alla preghiera, al sacrificio di tante anime che nel nascondimento, nel silenzio, hanno pregato per noi, hanno offerto la vita per noi, e non lo sappiamo. Lo vedremo magari in pienezza nel Santo Paradiso, quando anche noi saremo nella comunione dei santi, saremo uniti al Signore per l'eternità. E allora la parola di oggi ci invita, ecco, a questa perseveranza e a questa fedeltà. E volevo farvi un esempio che riguarda la storia della Madonna dei Miracoli, un santuario che si trova in provincia di Chieti, a Casal Bordino, dove nel 1576 avvenne un avvenimento prodigioso, appunto. Siamo al giorno di Pentecoste, e durante il giorno di Pentecoste arriva una tempesta, una grandinata, che distrugge tutti i campi dei contadini. E allora c'è un uomo che si chiama Alessandro Muzio, se non ricordo male il cognome, che era un uomo santo, un uomo integro, un uomo che aveva messo veramente Dio al primo posto. Ecco, il giorno dopo si reca per vedere, immaginando di vedere la distruzione del suo campo di grano. Siamo nel mese di giugno, al tempo del raccolto, della mietitura del grano, e lui, ecco, andando per strada, sente la campana della chiesa suonare nel momento che viene consacrata l'ostia, si inginocchia per adorare, rivolto verso la chiesa, e in quel momento gli appare la Madonna. La Madonna che gli dice: questa catastrofe è avvenuta a causa dei vostri peccati. Il Signore ha distrutto tutti i campi a causa dei vostri peccati. Ma la Madonna dice a questo contadino, dice: il tuo campo
è salvo, solo il tuo campo è rimasto integro, e quindi un miracolo grande in mezzo a tutti i campi, solo il campo di questo contadino si è salvato ed è rimasto florido. E la Madonna dice: vai dal tuo parroco e di al tuo parroco di dire che i contadini la domenica devono andare a messa e non devono andare a lavorare nei campi, non devono bestemmiare, la domenica è il giorno del Signore. Ecco, allora il contadino va e riferisce, e su quel luogo dove è apparsa la Madonna sorse poi la cappella dove accorrevano migliaia di fedeli e succedevano tanti miracoli. Ecco perché la Madonna prese il titolo di Madonna dei Miracoli. E allora perché vi ho raccontato questa storia? Per capire, ecco, l'importanza della fedeltà. Come dicevamo, questo contadino era l'unico che la domenica andava a messa, che pregava il Signore, non bestemmiava il Signore quando le cose andavano male, e avete visto il Signore come ha premiato la fedeltà di questo contadino, il suo campo ha portato frutto, è rimasto integro. E allora, ecco, questo è l'atteggiamento che anche a noi il Signore chiede di avere oggi, è quell'atteggiamento di fede, di una fede così forte che sa appunto andare contro tutto, contro ogni cosa, e fare anche miracoli di grazia. Il Signore benedice dove c'è la fedeltà, dove c'è la grazia, dove c'è la vita di grazia, e benedice in abbondanza. Ecco, questo il Signore lo fa anche con le nostre vite. Ecco perché l'importanza anche del precetto domenicale. È molto bello che noi siamo radunati così tanti il giorno del Signore, ma con i mezzi di cui abbiamo a disposizione, ma non trascuriamo il giorno del Signore. Lasciamo da parte quello che dobbiamo fare, lasciamo da parte il lavoro, ma sappiamo che il Signore benedice quando noi mettiamo Lui al primo posto. E allora sperimentiamo la fatica, certamente, di non poter andare in un luogo fisico, di partecipare alla messa da casa o dove ci troviamo, ma questa fedeltà, questa perseveranza porta tante benedizioni, tanti frutti di grazia. E allora dobbiamo perseverare più che mai nella fede, e anche ci siamo staccati, ecco, dalle parrocchie, non per disprezzare certamente il giorno del Signore, non per disprezzare i sacramenti, come invece ci dicono i nostri nemici, che noi allontaniamo le persone dai sacramenti, che noi siamo una setta e cose di questo tipo, ma noi, ecco, vogliamo rimanere fedeli, fedeli al Signore, e non perdere la fede, perché la fede è il nostro bene più prezioso. E allora, se faremo questo, dicevo, certamente il Signore ci benedice, e dove c'è la benedizione del Signore, ecco che ci sono i frutti, c'è l'abbondanza e c'è la sua grazia. E allora non dobbiamo temere davanti a tutte queste difficoltà che stiamo vivendo, ravviviamo oggi più che mai la nostra fede e prepariamoci per il cammino di Quaresima, decidendo nel nostro cuore di metterci veramente in un cammino profondo di conversione, per diventare anche noi quel terreno buono, quel cuore buono che sappia fare la volontà di Dio e portare frutti con la propria vita. Laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur.